Buonasera. Buonasera, sta per iniziare l'incontro Francesco Di Paola, il Santo d'Europa, con Paolo Rodari, Vaticanista di Repubblica. Rodari ha scritto diversi libri, fra cui il bestseller internazionale L'ultimo esorcista e La custode del silenzio, la storia vera di Antonella Lumini, eremite di città. Per Rubbettino Editore ha pubblicato Francesco Di Paola, un eremita nel mondo, la biografia del santo calabrese che in un'epoca di preti e religiosi che vivevano negli agi e nei lussi incuranti del Vangelo sceglie il ritorno alle origini, votandosi all'isolamento come gli antichi padri del deserto, per vivere il solo a solo con Dio. Prima di iniziare il saluto del nostro parroco Don Roberto Tomaino. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti e ben trovati per questo ultimo evento che va a concludere il festival di Sciabaca nella nostra città, un evento che riesce davvero a mettere in rete le migliori risorse della nostra comunità, aprendola a scenari che da sola non potrebbe raggiungere. E per questo è per noi motivo davvero di grande gioia accogliere il dottor Paolo Rodari, Vaticanista di Repubblica, per questo incontro che non è solo culturale, ma è un incontro anche. Un saluto al nostro Vescovo che ha desiderato essere con noi questa sera, partecipando a questo importante evento. Per la nostra comunità un risvolto bello è il fatto che ci viene data l'opportunità di approfondire la figura di Francesco Di Paola, santo della nostra terra, ma per certi versi, almeno permettetemi come pastore di questa comunità, dire che forse non è molto ben noto. Noi custodiamo nella chiesa di San Giovanni questo busto lì, quasi settecentesco, di San Francesco nella cappella votiva della famiglia nobiliare degli Scaglioni, i quali appunto forse anche per legittimare la loro autorità politica nella nostra terra forse hanno vantato qualche legame con Francesco Di Paola. Certo, se la tradizione potesse essere confermata dalla storia, Francesco Di Paola ha attraversato questa terra, percorrendo un po' queste strade, dovendosi recare da Paternò Calabro a Marcellinara, dal barone Sanseverino, e, per uno dei miracoli che appunto viene tramandato. E quindi in quei tempi Soveria non esisteva se non come dei campi e se non come delle piccole abitazioni di coloni. Certo, per noi sarebbe bello pensare che nel passaggio di Francesco Di Paolo da questa terra quel suo passaggio sia stato un passaggio benedicente, sia stato un passaggio in mezzo alla nostra terra con il pensiero pieno di benedizione, quindi per certi versi ci sentiamo anche benedetti dal suo passaggio. Allora l'incontro con Paolo Rodari è un incontro che permette, che consente a noi forse di riscoprire in maniera bella questo dono, questa presenza, la figura del nostro santo, il patrono della nostra regione. Allora ringrazio ancora vivamente la Rubbettino Editore perché ci ha dato questa possibilità e quindi non rubo più tempo. Grazie ancora al dottor Rodari per la sua presenza e che davvero possa essere l'opportunità per riscoprire con forza la bellezza del nostro santo Di Paola. Una buona serata. Bello della diretta, allora in attesa che arrivino le pile del microfono faccio l'introduzione che avrei fatto poi
una brevissima introduzione che avrei fatto poi vicino a Paolo. Intanto ringrazio a nome di tutta la casa editrice Don Roberto Tumaino perché ci ospita in questo bellissimo luogo e sta diventando ormai una tradizione quella di chiudere il festival con la parrocchia ed è un modo anche per, così alla fine di una domenica piena di appuntamenti, un modo anche per avere un pensiero spirituale. Ovviamente saluto e ringrazio molto della sua presenza il nostro Vescovo, il signor Giuseppe Schillaci, e permettetemi di salutare con affetto anche Don Antonio Brando, che torna sempre volentieri in mezzo a noi, al quale siamo tutti legati spesso anche per ragioni poi personali, al di là del fatto che è stato il nostro parroco per 10 anni. Bene, Paolo Rodari, lo diceva prima Don Roberto, è vaticanista di Repubblica e ha scritto diverse cose, tra le quali questo bestseller internazionale, che era un libro intervista, eccoci qua, dicevo, era un libro intervista a padre Gabriele Amort. Credo sia stata un periodo particolare della tua vita quello, perché sarei stato, no, sulla cresta dell'onda. Come vi ho raccontato in altre occasioni nelle quali ci siamo incrociati, nelle quali abbiamo presentato dei libri, tra le cose di cui mi occupo io in casa editrice c'è questo aspetto dell'editoria religiosa. E quindi non comincio l'intervista con la classica domanda: come mai hai scritto un libro su San Francesco di Paola, perché so già la risposta gliel'ho chiesto io, e piuttosto vorrei chiedergli una cosa un po' particolare: cosa hai pensato quando ti ho detto scrivi un libro su San Francesco di Paola? Sì, grazie, intanto grazie di essere venuti, grazie a tutti. E, diciamo, io quando Antonio, per conto da Rubettino, mi ha chiesto se volevo dedicarmi a una biografia di Francesco di Paola, all'inizio gli ho detto che ci avrei pensato un attimo, ero molto convinto, perché nella mia idea di un po', se vogliamo anche molto superficiale, di che cos'è uno scrittore, non era contemplata quella che viene chiamata una agiografia, una scrittura dedicata alla vita di un santo. E, seppur io mi occupo di temi su Repubblica e poi Repubblica è comunque un giornale laico, quindi fare un libro dedicato a un santo magari dentro, pensavo chissà come viene visto, insomma non so, e un po' mi ha liberato da questa visione senz'altro superficiale, anche stupida, incontrare scritto che cosa fece anni prima di me il giornalista di origine britannica Louis De Vol, che scrisse diverse agiografie, tra cui una bellissima dedicata a Santa Caterina da Siena, che si intitola La mia natura e il fuoco. E lui ebbe un incontro con l'allora cardinale Schuster, arcivescovo di Milano. Lui era un giornalista laico, penso che scrivesse più o meno su un giornale tipo il mio, e Schuster gli disse: lei scrive articoli molto belli, perché ogni tanto non prova a dedicarsi alla scrittura di un libro che è dedicato alla vita di un santo? E lui gli rispose: no, io non lo farò mai, perché questi libri non mi piacciono, sono troppo devozionistici, e in effetti la scrittura dedicata alle vite dei santi di un secolo fa erano molto anche auliche, no? E disse: quindi io non la farò mai. E Schuster gli rispose: benissimo, ma perché non provi tu a scriverla in modo diverso? E allora io ho pensato: beh, in effetti potrei provare anch'io a eliminare dalla mia mente questa idea che la geografia è un qualcosa di devozionale, dedicato soltanto a un pubblico di credenti, in cui c'è il santo messo su un piedistallo e noi sotto a guardarlo, quasi irraggiungibile, e provare invece a scrivere che cosa? Una biografia. In fondo Francesco di Paola è stato un uomo, come tutti, è diventato santo, certo, ma è stato un uomo fino in fondo,
e quindi della vita di un uomo, la vita di un uomo si può raccontare. E quindi mi sono fatto convincere, e poi devo dire che sono stato anche molto contento di averlo fatto, perché sono entrato in una realtà che non conoscevo assolutamente, cioè io di Francesco Di Paola non sapevo nulla. E poi un po' ho visto anche un percorso dentro questo libro, perché io avevo appena finito di scrivere per Einaudi la storia di una eremita di Firenze vivente, ancora adesso vivente, Antonella Lumini, eremita di città, cioè che non è un'eremita che come quelle di un tempo che si ritiravano in luoghi lontani e ameni per vivere soltanto di silenzio, ma vive in un appartamento come quello di tutti noi, lei nel centro di Firenze, e lì vive solo a solo con se stessa e con Dio. E quindi ho scoperto che, mentre ho iniziato a leggere chi era Francesco Di Paola, che anche egli era un eremita, e quindi ho visto un piccolo filo conduttore, quindi ho accettato per questi due motivi. Se leggerete il libro, che vi invito davvero a leggere, scoprirete che la biografia che scrive Paolo non è una biografia piena. La storia che siamo abituati a sentire di Francesco Di Paolo è una storia piena di miracoli, no? Sembra un santo che ogni passo faceva un miracolo. In realtà, se leggete questo libro, scoprirete che c'è un modo forse un po' diverso di guardare a quest'uomo. E pensate che una delle persone che ci mise in guardia mentre ci apprestavamo a scrivere questo libro, si apprestava a scrivere questo libro, ci apprestavamo a pubblicare questo libro, una delle persone che mise in guardia prima me, dopo Paolo, dall'evitare una vita, di scrivere una vita intrisa di miracolismo, fu padre Rocco Benvenuto, compianto padre Rocco, che in quel momento era custode a Paola ed era provinciale dei minimi. E quello che volevo chiederti appunto, come ti sei rapportato poi però ad alcuni miracoli che la tradizione, come hai risolto questo problema? La tradizione riporta tutta una serie di miracoli, resurrezioni, cose a volte che hanno davvero dell'incredibile, no? Come l'hai risolta raccontando questa biografia? Sì, la vita di Francesco è una vita piena di prodigi, in particolare perché lui era un erbaiolo, un profondo conoscitore delle erbe di questa terra, e con queste erbe curava tutte le persone che andavano da lui, compiendo anche prodigi, o almeno così erano visti. Io ho fatto due cose. La prima, ho seguito quello che padre Rocco mi ha detto, mi ha dato un elenco di... mi ha detto: in questo scritto che ti do io ci sono i miracoli che sono probabilmente veramente miracoli, tutti gli altri tralasciali perché non hanno riscontri. Quindi intanto ho fatto una scrematura, quindi ho tolto nella mia biografia, non ho messo le cose che non si potevano in qualche modo verificare. Dall'altra parte, io semplicemente i fatti veramente prodigiosi e inspiegabili li ho lasciati così com'erano, non ho messo i miei commenti, non ho dato i miei giudizi, ho semplicemente raccontato nel modo più secco possibile le cose come ci sono state tramandate, lasciando poi al lettore che sia lui poi a decidere se queste cose, mentre in particolare poi sono tanti miracoli che sono veramente quasi inverosimili, ma tra cui uno che è l'attraversamento dello stretto, sì, quando Francesco attraversa, diciamo, credo da Reggio Calabria a Messina, e la tradizione ci tramanda che attraversò stendendo il suo mantello sull'acqua, e questo mantello lo sorresse e lo portò fino dall'altra parte. Io non me la sentivo sinceramente di scrivere questa cosa, perché mi sembrava veramente inverosimile. Uno può anche pensare che ci sia l'intervento divino. Io lo dico, lascio sempre aperta questa possibilità. C'è un episodio di risurrezione che lo lascio così com'è. Ci sono miracoli di guarigione veramente unici, ma questa cosa mi sembrava un po' troppo, non so come dire. E allora io, sbagliando,
ricordo che scrissi che Francesco, nella prima bozza, attraversò lo stretto probabilmente nuotando e fermandosi su alcune secche che il mare concedeva. Ma una cosa che la scrissi io, perché non sapevo veramente come risolvere questa cosa. Però per fortuna, e ovviamente questa era solo una bozza, io la bozza l'ho fatta leggere poi ad alcuni frati minimi più esperti su Francesco di Paola, e in particolare uno di loro, e tra l'altro gli altri non sapevano di questo suo studio, aveva fatto uno studio proprio su questo miracolo, arrivando praticamente a dimostrare che in realtà veramente Francesco mise il mantello sull'acqua, il mantello lo portò dall'altra parte, ma la cosa particolare era che questo mantello era ligneo, cioè aveva degli elementi di legno che probabilmente l'hanno sorretto nella sua traversata. Quindi senz'altro la traversata è stata prodigiosa, perché attraversare stendendo un mantello di legno sull'acqua e standoci un po' sopra nuotando non è cosa da tutti, ma vabbè, nel senso che comunque il mio tentativo è stato quello di essere fedele a quello che è accaduto senza però appunto eccedere, perché in effetti poi la tradizione, anche i biografi che si sono succeduti a scrivere libri su Francesco, sono tantissimi, spesso hanno anche ecceduto un po' troppo. Bene, tra l'altro una delle cose che non so se tutti i presenti sanno, Francesco di Paola è uno, forse il santo più venerato nel mondo, è addirittura più venerato di San Francesco d'Assisi. Molto venerato in America Latina, ma anche in altri luoghi del pianeta. Se ci fate caso, se cominciate a guardare con attenzione, in quasi tutte le chiese in cui si entra c'è spesso un dipinto, un elemento dedicato a San Francesco di Paola. Nord Italia, dovunque. E allora cerchiamo di capire di più di questo santo, ci siamo fermati adesso sulla porta, cerchiamo di entrare meglio nella sua vita. Intanto dacci, Paolo, un elemento di contorno che ci aiuti a capire meglio la sua biografia. Che chiesa era la chiesa in cui vive e opera Francesco di Paola? Com'era la chiesa dell'epoca? Sì, la chiesa dell'epoca era un po' come la chiesa di sempre, insomma, fatta da tanta gente fedele, che credeva, sincera, e anche alcuni che lo erano un po' meno. In particolare allora c'era un po' una gerarchia, non in tutti i suoi uomini, ma che viveva un po' di agi e privilegi, e quindi in qualche modo era anche vista male dal popolo che stava sotto. Francesco, l'impressione che ho sempre avuto scrivendo questo libro è che lui non giudicava mai in modo tranciante anche questi suoi superiori, diciamo i vescovi, non aveva mai un giudizio che andava quasi a colpire questo atteggiamento, però lui viveva in modo completamente diverso. E, è famoso l'episodio di quando lui, ragazzino, si dirige verso Assisi con i genitori in cerca del suo destino, diciamo, della sua vocazione, di che cosa fare della vita, e a Roma incontra questa carrozza con dentro un cardinale, e lui in qualche modo si dice una parola quasi scandalizzata per gli agi con cui questa persona andava in giro, aveva una scorta, era trasportato per le vie di Roma in mezzo a tanta gente povera, e il cardinale aprì le tende, diciamo, di questa carrozza e gli disse sostanzialmente di non scandalizzarsi, perché in qualche modo c'era un motivo per cui lui doveva vestire in un certo modo, doveva essere quasi in qualche modo separato, se vogliamo, dal popolo. Una cosa che per noi oggi appare quasi incomprensibile, però per il tempo in cui viveva Francesco forse lo era un po' di più, cioè era più comprensibile. E Francesco non lo giudicò. Infatti faccio una piccola parentesi, una cosa che mi ha colpito molto di Francesco di Paola è il fatto che lui non giudicava mai le persone. Le persone che andavano da lui, chiunque esse fossero, uscivano cambiate dall'incontro con lui, principalmente per un motivo, non tanto per i prodigi che lui faceva,
ma perché trovavano innanzi a loro una persona che la prima cosa non pronunciava un giudizio su di loro, non li giudicava, ma li accoglieva così come erano. Questa era forse la caratteristica principale. Infatti anche molti di coloro che venivano mandati dai potenti di quel tempo, fossero della Chiesa o fossero delle autorità istituzionali, diciamo, per in qualche modo metterlo in difficoltà o controllare cosa facesse, in realtà tornavano cambiati e entusiasti di questa figura, perché lui appunto faceva sentire in modo potente un amore verso di loro, e queste persone rimanevano colpite, insomma, oggettivamente cambiate. Sì, tu hai parlato di persone mandate anche dai potenti, diciamo civili, dai potenti della terra, delle sue terre. E c'è all'interno della vita di Francesco Di Paola un rapporto molto particolare con il potere e con i potenti. Non è uno che vive, non è un santo serafico che guarda il cielo e che vive in contemplazione, ma è un santo con un senso molto concreto della vita e che non ha paura di sporcarsi le mani con quella che possiamo dire è la politica dell'epoca, no? Perché erano quelli che comandavano, che avevano l'autorità. Ecco, puoi spiegarci meglio come si svolgeva questo suo rapporto con i potenti e perché poi soprattutto i potenti spesso facevano ricorso a lui? Sì, prima di rispondere a questa domanda volevo dire una cosa sulla domanda di prima, sul fatto che hai detto che il culto di Francesco Di Paola è molto diffuso, anche più di quello di Francesco d'Assisi, per dire, è veramente una diffusione. E questo, io ho una spiegazione mia che mi sono dato io, che non so se è giusta, che in realtà la diffusione del culto di Francesco Di Paola è motivata dal fatto, noi abbiamo detto, cerco di fare un romanzo in cui non metto troppi miracoli perché sennò diventa una cosa illeggibile, ma secondo me la devozione mondiale di Francesco Di Paola è dovuta principalmente dal fatto che la gente va da lui per chiedere quelle che vengono chiamate grazie, e la maggior parte di queste accadono. Questo va anche detto, perché secondo me è un elemento. Quando ho fatto il libro con questa eremita, Antonella Lumini, eremita di città a Firenze, lei mi ha insegnato questo, per chi ci crede ovviamente, questo rapporto profondo con le persone che sono andate nell'aldilà, che non ci sono più, e che in qualche modo non siamo noi che dobbiamo pregare per loro, ma casomai siamo noi che dobbiamo esigere aiuto da loro. Ecco, in qualche modo Francesco è un po' questa figura, è come se fosse per la gente che va a Paola. Io l'ho percepito andando più volte a Paola per scrivere questo libro e girando anche un po' nei santuari in cui lui viene visitato, diciamo, pregato, che non so bene, cioè la caratteristica di questa devozione è che è un santo a cui la gente si rivolge in modo sicuro, sapendo che troverà ascolto, forse più di altri santi, e quindi questo era per spiegare perché secondo me c'è questa devozione così diffusa. Sul suo rapporto con i potenti è una cosa singolare, perché Francesco Di Paola scelse fin da giovane l'eremitaggio, cioè la sua vocazione fu quella di farsi eremita. Tornò dal viaggio di Assisi, arrivò a Paola e disse ai suoi genitori: andate pure a casa, io non vengo con voi, ma mi ritiro in una grotta qua vicino. Scelse una grotta e scelse la vocazione, la strada dell'eremita. L'eremita è colui che lascia tutto per vivere di silenzio e di preghiera, un rapporto intimo e solitario con se stesso e con Dio. Ma singolarmente, a un certo punto della sua vita, Francesco Di Paola divenne un uomo costretto a vivere nel mondo, come un eremita di solito non fa. Tant'è che venne chiamato sul finire della sua vita
dal re di Francia per diventare suo consultore. In realtà venne chiamato perché il re di Francia voleva essere guarito da una sua malattia. Conosceva le proprietà taumaturgiche di Francesco di Paola e lo chiamò per essere guarito, ma poi divenne il suo consigliere. E è molto singolare questa cosa, perché uno sceglie di farsi eremita e poi finisce ad andare in Francia. È come se oggi un frate di qui venisse chiamato da Donald Trump a vivere al suo fianco. C'è una cosa molto singolare. In realtà non è una contraddizione con la sua vocazione, con la sua strada, perché l'eremitaggio di Francesco di Paola fu una sua scelta, ma dal momento in cui la fece, lui lasciò che la realtà fuori di lui lo cambiasse il suo stile di vita. Per cui a un certo punto iniziarono ad arrivare persone, prima dalla Calabria, poi da tutta Italia, per chiedere aiuto, e lui permise che il suo silenzio venisse investito da questa gente. Non solo, ma adattò la regola, poi fondò l'Ordine dei Minimi, adattò la regola anche al fatto che gli eremiti venivano chiamati, consultati per dare aiuto, e venne chiamato a fondare fece altre fondazioni in altre parti d'Italia, e disse sempre di sì, insomma non disse mai di no. Anche il re di Francia disse di sì, strappandosi da una vocazione di solitudine. Quindi diciamo non è in contraddizione, perché alla fine secondo me il senso profondo della sua strada fu sì l'eremitaggio, ma fu il fatto che lui accettò che la realtà fuori di lui, che per lui era voce di Dio evidentemente, cambiasse anche tutto della sua vita. Io non so se durante questi tuoi pellegrinaggi in Calabria hai saputo di questo rapporto particolare che soprattutto i cosentini, perché soprattutto in quella zona è diffuso questo modo di intendere il rapporto con Francesco di Paola, che i cosentini hanno con Francesco di Paola. Perché i cosentini chiamano Francesco di Paola simpaticamente, lo chiamano Franciscuzio. Che cosa vuol dire? E Francesco, quello che gli salta spesso la mosca al naso, potremmo tradurlo in maniera così elegante, perché secondo la tradizione popolare, non so eccellenza se lei sapeva di questo modo di intendere noi calabresi, questo, soprattutto i cosentini, questo rapporto con Francesco, secondo la tradizione popolare Francesco di Paola appare di notte ai peccatori bastonandoli. Chi commette qualcosa viene visitato da Francesco di Paola, il quale interviene con il bastone. Tant'è che c'è uno studio antropologico molto interessante che abbiamo pubblicato noi peraltro, di Giovanni Sole, un antropologo dell'Università della Calabria, che fa vedere come a un certo punto i minimi, per contrastare questa immagine di questo santo che diciamo non andava molto d'accordo con i canoni classici della santità, sul bastone spostano il medaglione Caritas sul bastone nell'iconografia simbolica. Quindi questo bastone diventa uno strumento di carità e non uno strumento. Ma al di là dell'aspetto così di folklore, questa cosa che cosa testimonia? Testimonia il fatto che la gente vede in Francesco di Paola il difensore dei poveri anche, e gli attribuisce un senso enorme di giustizia. È una cosa che corrisponde, mi pare, al modo in cui lui poi viveva la sua vita. Puoi dirci qualcosa? Sì, diciamo, questo aspetto energico di Francesco di Paola in effetti emerge nelle biografie, nelle varie biografie che ho letto e nei racconti che fanno di lui. Era un uomo che aveva anche una forza fisica notevole, tant'è che spostava anche delle pietre che altri non riuscivano, teneva in mano tizzoni ardenti ed era anche molto autorevole. Però l'impressione che ho avuto io è sempre stato di un uomo profondamente buono. Forse a tratti poteva capitare che fosse irascibile, però in realtà poi veramente sapeva voler bene, insomma non saprei quale altre parole usare.
E, però è vero che era molto fermo nelle sue risposte, molto deciso, quindi forse anche questa autorevolezza, no? E, in particolare mi ha molto colpito in questo senso le risposte che lui dava appunto al re di Francia. Lui appena arrivò in Francia, il re appena arrivò lì gli disse: io questa malattia voglio essere guarito, tu puoi farlo. E lui gli disse: se Dio vuole, non dipende da me. E fu sempre fermo e non lo guarì mai. Praticamente forse fu l'unica persona che non riuscì a guarire. Però è singolare come questo uomo totalmente impaurito dalla possibilità di morire, il re era malato e stava morendo, era terrorizzato dalla morte, chiamò Francesco per essere guarito, ma il vero miracolo fu che dopo un rapporto molto, come dire, vivace con Francesco, dopo sue continue richieste, dopo mesi, cedette, insomma capì che non sarebbe mai stato guarito, e il miracolo fu che arrivò alla morte in realtà senza più alcuna paura. Cioè Francesco riuscì a fargli comprendere che dietro la morte c'era una possibilità che iniziasse qualcosa di diverso, tant'è che morì come dire, riuscendo a lasciare il regno nelle giuste mani e anche in modo sereno. Comunque, diciamo, è vero, c'era questo suo aspetto di durezza, se vogliamo, ma era in realtà la durezza di un uomo ancorato in Dio e che in qualche modo era deciso nel portare l'amore di Dio a tutti. Se vedeva delle ingiustizie interveniva con forza, tant'è che di fronte ai potenti anche del Regno di Napoli rispondeva in modo molto duro, però in fondo è evidente che lo faceva per portare il Vangelo dell'amore, che poi è il significato profondo del Vangelo. L'episodio del re di Francia ricorda molto, perlomeno a me suggerisce molto, l'episodio biblico famoso del profeta Eliseo, no? Ma al di là di questo ci sono due similitudini, no? Ti voglio chiedere, ti voglio fare questa domanda per capire cosa ne pensi tu di queste due similitudini che mi vengono pensando a San Francesco di Paola. La prima è una similitudine che per certi versi però rimane irrisolta, ovvero tra Francesco di Paola e un altro personaggio che a me pare molto simile, che è Savonarola, ma con una differenza sostanziale: Francesco di Paola diventa santo, Savonarola rogo. Perché secondo te questi due esiti diversi in due vite per certi versi sono davvero simili? Francesco di Paola aveva una regola, diciamo, che mantenne per tutta la vita, una totale obbedienza all'autorità della Chiesa, tant'è che lui decise, alla fine cedette e accettò di andare dal re di Francia perché il re di Francia chiese al Papa di chiederglielo. E probabilmente lui venne investigato dalla Chiesa, vennero mandati alcuni, tra virgolette, investigatori per capire che cosa faceva, se era un santo, se era un millantatore. E anche qui c'è un episodio bellissimo di questo frate che arriva da lui sicuro di poterlo sbugiardare, insomma, che lo voleva in qualche modo mettere in contraddizione, ed esce dall'incontro con lui piangendo, come dire, cambiato appunto dall'incontro con Francesco. Ma in realtà il suo segreto, secondo me, non divenne mai un eretico, diciamo, perché alla fine lui obbediva, insomma, obbediva all'autorità della Chiesa, cioè lui riconosceva che il Papa o i superiori con cui aveva a che fare erano in qualche modo la voce di Dio nella sua vita. E quindi se doveva prendere delle decisioni che potevano essere giudicate in controtendenza rispetto anche a quello che la Chiesa poteva pensare e dire, alla fine non le prendeva mai se l'autorità gli diceva fermati. E questo fu un po' forse anche quello che gli permise poi di fare una grande fondazione, un grande ordine, e poi anche di diventare quello che è diventato, anche se
oggettivamente la santità fu un po' a furor di popolo, insomma, la Chiesa non poté non riconoscere, perché per la gente comune, per il popolo, lui era già santo quando era in vita, insomma. E bisogna anche dirlo oggettivamente, sia per tante caratteristiche, ma anche perché rispondeva concretamente con dei prodigi che, ripeto, furono anche merito dei suoi genitori, perché i suoi genitori avevano questa passione per le erbe. La Calabria è una terra, io sono milanese, quindi sono straniero in questa terra, ma quello che mi ha colpito fin da subito, frequentandolo un po', è questa anche ricchezza naturale, no? Questo clima bellissimo. E anche, e Francesco, grazie ai genitori, ebbe fin da piccolo una profonda conoscenza del potere curativo delle erbe che crescono in questa terra, e i genitori gli insegnarono a usare queste erbe, e lui, come nessun altro, sapeva usarle, sapeva curare malanni che nessuno sapeva curare. Applicava queste erbe e le persone guarivano, e quindi per la gente era un grandissimo guaritore anche, e quindi considerato santo anche per questo. Sì, il suo rapporto con questa terra è un rapporto viscerale molto forte, tant'è che Giovanni Paolo II, nella bolla con la quale lo nomina patrono della Calabria, poi viene definito il Lum Calabria, no, in questa bolla. Ma l'altra similitudine di cui ti volevo chiedere, ma che ha a che fare con questo, è questa. Allora, Francesco fa l'eremita, vive sostanzialmente in una grotta, in una spelonca, ha la barba lunga, si ciba di erbe, e si impone determinati modi di vivere, ha questa scontrosità unita alla... quello che è il parlar chiaro, no? La parresia, questa virtù che dovremmo forse riscoprire un po' di più, e questo suo modo di essere mi ricorda tantissimo, questa è l'altra similitudine appunto, il modo di vivere degli eremiti ortodossi che lui probabilmente ha conosciuto, perché la Calabria è terra di monachesimo italo-greco, no? C'è una presenza, c'è stata una presenza bizantina fortissima, e alcune zone della Calabria rimasero sostanzialmente greche fino al 1500. Pensi che ci sia stato questo influsso del monachesimo ortodosso sulla sua scelta di vita, benché lui sia un santo della Controriforma, quindi latinissimo e cattolicissimo? Sì, non so se della tradizione ortodossa, però ci sono tante similitudini in effetti con l'eremitaggio orientale, ad esempio dei pustinnik russi, gli antichi pustinnik, perché la sua scelta ricalca quella, nel senso, un eremitaggio proprio come loro. Gli antichi pustinnik della tradizione orientale russa cosa facevano? Lasciavano tutto semplicemente con la benedizione di un prete, venivano benedetti da questo sacerdote e poi partivano e andavano lontano in luoghi ameni e solitari. Lì, quando si sentivano di fermarsi, si fermavano, ma dove si fermavano iniziava ad arrivare gente, e la loro pustinia, che significa deserto in russo, veniva invasa da questa gente. E loro cosa facevano? Portavano queste persone con i loro problemi, con le loro domande, con le loro malattie, le portavano dentro il silenzio alla luce dello spirito che poteva sanificare le loro ferite. E in qualche modo è quello che poi ha fatto Francesco. Non so se è influenzato da loro, ma di fatto Francesco accettava l'invasione delle persone nel suo silenzio e le portava in un'altra dimensione dove potevano essere curate, poi curate anche da un punto di vista spirituale. Poi era lui che le curava con le sue parole, con i suoi gesti, con le sue conoscenze appunto delle erbe, anche per le malattie fisiche, però è un eremitaggio molto simile a quello, come dire, fuggire dal mondo, andare lontani per poi essere riconquistati dal mondo. È come se il silenzio che tu vivi, il mondo poi è attirato dal tuo silenzio, perché
vede un qualcosa di diverso, vede che lì ci può essere una risposta anche per te. E lui divenne, come questi antichi eremiti, autorevole per il mondo, ricercato. E in questo, in effetti, c'è una grande solitudine, similitudine. L'altra cosa, però, è anche l'altro aspetto, la vita in comune, che Francesco fece fin da subito. All'inizio lui andò via da solo, ma poi alcune persone chiesero di poter vivere la sua stessa vocazione e lui fece questa scelta della vita in comune, che invece, se vogliamo, forse è più occidentale, diciamo, e penso che poi lui l'abbia un po' vista anche tornando da Assisi e fermandosi a Spoleto, dove c'era un gruppo di eremiti che viveva in comune, e lui scelse questa strada, come dire, dell'eremitaggio in solitudine, ma con dei momenti in comune con gli altri confratelli e con una regola in comune che includeva anche, oltre alla preghiera, anche il digiuno, che per lui era una parte essenziale, non tanto perché il digiuno e la penitenza fosse un qualcosa di importante per se stesso, cioè fine a se stesso, ma perché lui era profondamente convinto, questo è evidente, che anche la salute spirituale della propria persona è strettamente legata alla salute fisica, e la salute fisica è strettamente legata a un regime di vita particolare che include anche la rinuncia a certe cose, per cui una modalità di digiuno, non soltanto in un periodo dell'anno che può essere la quaresima, ma durante tutto l'anno, permette in realtà al fisico di stare meglio e quindi anche all'anima o allo spirito di vivere in modo diverso. Sì, continuando con le similitudini, Francesco si chiama Francesco perché i suoi alla nascita fanno un voto a Francesco d'Assisi, no? Tant'è che poi lo accompagnano, come dicevi tu, ad Assisi alla ricerca della sua vocazione. Quindi c'è un rapporto tra Francesco d'Assisi e Francesco di Paola, anche un rapporto molto, molto stretto. Tuttavia, io ho la sensazione che nel tempo i minimi, per una ragione che non so spiegarmi, abbiano compiuto un'operazione mirante a far somigliare sempre di più Francesco di Paola a Francesco d'Assisi, quasi come se fosse una copia in piccolo di Francesco d'Assisi. Secondo me anche diminuendo la portata spirituale invece di Francesco di Paola, perché in questo modo è diventato quasi la, perdonate il termine, la brutta copia di Francesco d'Assisi. Tu che conosci ovviamente tutte e due le forme di spiritualità e tutte e due questi grandi santi, hai avuto questa sensazione? Che idea ti sei fatto? No, l'idea che mi sono fatto è che Francesco di Paola era profondamente legato a Francesco d'Assisi, tant'è che è andando ad Assisi e poi tornando ad Assisi a Paola che scelse la sua vocazione. Pregava alla Porziuncola, dove Francesco si ritirava in solitudine. In qualche modo nella vita di Francesco d'Assisi c'è l'idea dell'eremitaggio, non messa agli atti, diciamo, però anche lui aveva dei momenti in cui si ritirava, come diciamo, sul monte, no? In qualche modo nel silenzio e nella solitudine, quindi c'è un legame in questo senso. Non so se veramente i minimi hanno fatto questa operazione rispetto a Francesco d'Assisi, so però per certo, e questa è la cosa più evidente che balza subito agli occhi, che entrambi avevano una caratteristica in comune, e che era che vivevano di una fede totale. In realtà molti dei miracoli che entrambi facevano, anche l'aver abbracciato due vite così, diciamo, ardue, se vogliamo, erano, come dire, avevano un fondamento nel fatto che entrambi vivevano di una grande fede. Francesco di Paola, qualsiasi cosa doveva fare, si percepiva, leggendo quello che prima di me hanno scritto altri di lui, che lo faceva con una fede totale. Era come se le parole di Gesù, chi dice, se aveste fede quanto un granello, chi dice, potresti dire a questo gelso, si sradicato e nel mare, e vai nel mare. Ecco, questa fede lui in qualche modo la viveva in modo reale, tant'è che secondo me molti miracoli era perché lui credeva che potevano avvenire.
Era come se avesse fiducia in Dio, ma anche in se stesso in qualche modo. Come dire, arrivava da lui una persona malata, lui era convinto di poterlo guarire. Non per le sue forze probabilmente, per le sue conoscenze, ma anche perché era convinto che Dio lo aiutava. Però questa fede c'era, era totale, non scricchiolava mai. E in questo secondo me era molto vicino a Francesco d'Assisi, che non ebbe paura di, fuori dalla città, di baciare un lebbroso. Talmente grande era la sua fede in Dio. Questa cosa secondo me è la cosa che più gli accomuna. Sì, mi pare molto bella questa cosa che ci hai appena detto. Io ti faccio un'ultima domanda, poi non so se qualcuno ha delle domande da fare. Un'ultima domanda e la faccio al Paolo Rodari, non scrittore, ma al Paolo Rodari vaticanista. Tu hai parlato prima di Francesco di Paola come un santo dell'obbedienza, un santo dell'obbedienza all'autorità. Io ho la sensazione che uno dei problemi della Chiesa attuale e soprattutto dell'ultimo pontificato sia il fatto che questo tipico aspetto della Chiesa Cattolica, ovvero l'obbedienza all'autorità, scricchioli molto, no? E un po' deriva dal fatto che all'interno della società è stato messo fortemente in crisi il principio di autorità, no? E questo principio di autorità non va più di moda e questo fa sì che la politica, la scuola, ci sia dappertutto, viene messa in discussione l'autorità e questo comporta poi tutta questa serie di scombussolamenti che vediamo. E mi pare che nella Chiesa si stia vivendo molto questa cosa, per cui io posso dire apertamente che io sono cattolico, ma su questo aspetto secondo me il Papa ha torto e ho ragione io, no? Forse secondo te questo recuperare lo spirito di obbedienza che ci insegna Francesco di Paola per la Chiesa attuale potrebbe essere un bene o anche questo uno spirito dei tempi, fa parte dello spirito dei tempi e dobbiamo accettare come anche una grazia il fatto che l'autorità non abbia più questo peso forte che aveva di Paola? Ma io penso che, così da osservatore di cose vaticane, ma insomma per lavoro mi tocca scrivere di queste cose, mi sembra che sì, è vero, diciamo, allora intanto ogni papa ha avuto i suoi oppositori, ogni papa scardina qualcosa che è di precostituito e quindi è normale che ci siano persone che non lo amano e che lo contestano. In questo momento la contestazione a Francesco per certi versi forse è un po' più pesante di quella che avveniva in passato con Ratzinger o con Wojtyla, poi io prima non c'ero, però diciamo per quel che ricordo io. E secondo me il punto principale è: ci può essere una sana disobbedienza, cioè il Papa può essere legittimamente contestato, uno può dissentire da quello che dice il Papa, il problema però è il motivo per cui io decido di contestare il Papa. Cioè se lo faccio perché sinceramente ritengo che su alcuni aspetti lui sbagli, perché io ho altre convinzioni, questa cosa è legittima e anzi è anche un bene per lo stesso Papa regnante che ci siano voci, perché come lui stesso ha detto in più interviste tornando da qualche volo internazionale, in realtà le critiche aiutano a capire meglio chi sei e che cosa sbagli. Il problema è se invece queste critiche, come a volte accade in questo frangente particolare storico, non sono sincere, cioè nascono in realtà non dalla volontà di portare avanti un'idea in cui si crede, ma dal fatto che in qualche modo il pontificato in corso toglie dei privilegi che avevo guadagnato, privilegi di carriera, di insegnamento, privilegi di posizioni all'interno della gerarchia ecclesiastica,
quindi se nascono dalla malafede è secondo me un qualcosa di profondamente sbagliato. Secondo me l'obbedienza all'autorità è un valore, ma uno deve essere sempre se stesso, questo è giusto, deve essere sempre sincero con se stesso. Se la sua coscienza gli dice che il Papa o un sacerdote o fa qualcosa di sbagliato, lo deve dire, deve essere fedele a quello che la sua coscienza gli dice. Ma l'errore è quando questa disobbedienza nasce da un qualcosa di marcio, cioè dal fatto che in realtà a te non interessa la verità, ma ti interessa un privilegio, un potere, un qualcosa che hai acquisito. Questo secondo me è il punto di questo pontificato. Molte delle avversioni a Bergoglio nascono, a mio avviso, da esterno, lo dico, da persone che si sono viste mancare la terra sotto i piedi, in qualche modo che dovrebbero ripensare la loro modalità di insegnare teologia, di fare carriera ecclesiastica, di pensare al proprio rapporto col mondo politico, insomma dovrebbero ripensare se stessi e ammettere che fino ad oggi hanno magari sbagliato e non lo vogliono fare. Quindi questo. Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore. Io volevo anche annunciarvi che Paolo Rodari sta per pubblicare con Rubettino un libro su un altro santo calabrese che è Umile, Sant'Umile da Bisignano. Questa è una bella notizia. Ho scoperto a cena, questo lo dico, mi rivolgo un attimo ai miei colleghi, che il nostro rapporto era più antico di quello che pensavamo, perché mi ha raccontato Paolo di aver fatto da editor, diciamo così, ancora giovane seminarista, da editor del nostro libro Il treno delle spighe dorate. Quindi praticamente c'era un rapporto di cui non sapevamo. Bene, non so se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, qualche curiosità, o anche dire la sua. Nunzia, prego. Non si sente, non si può, ti devi avvicinare. La canonizzazione di Francesco 500 anni fa, se se ne parla nel libro. No, in realtà no, io morte, nel senso che è un po', avrei potuto parlare anche del dopo, ma mi sembrava andare. Io ho voluto fare un piccolo romanzo in verità, non tanto un saggio. E un romanzo non avrei saputo come andare avanti e quindi no, non ne parlo. Qualcun altro? No, a proposito delle similitudini dell'obbedienza, io porto il nome di San Roberto Bellarmino, quindi, che è un santo che la storia ha consegnato per tante pagine belle, e lui fa una descrizione molto bella di San Francesco di Paola, perché fa un confronto tra San Francesco di Paola e Lutero. E quindi dice, mentre in Germania, e quindi c'è proprio una disanima dei due personaggi, perché dice, mentre in Germania Lutero calpesta i consigli evangelici, nella lontana Calabria sorge Francesco di Paola che fa dei consigli evangelici la sua strada, mentre in Germania Lutero abolisce digiuni e penitenze, in Calabria troviamo Francesco di Paola che fa del digiuno e della penitenza la sua scelta di vita. E rimarca proprio questo aspetto che tu, Paolo, sottolineavi, del fatto dell'obbedienza nella Chiesa, perché a suo modo Francesco è stato anche, avendo incarnato il Vangelo, è stato una voce profetica per il suo tempo, per politici, regnanti, cioè per regnanti ed ecclesiastici. E quindi appunto in questo gioco di similitudini, parlavamo di Francesco, parlavamo di Girolamo Savonarola, poi la reminiscenza mi porta appunto a questo collegamento con Lutero, perché paradossalmente siamo più che nella Controriforma, quasi proprio nella contemporaneità. Non so se hai qualcosa da commentare. C'è qualcun altro che vuole? Non so.
Sì, no, quello è rimasto, diciamo, è rimasto come confermato. No, io diciamo mi sono basato su questo scritto di Padre Rocco Benvenuto, che purtroppo poi è venuto a mancare dopo che il libro era uscito. E, diciamo, lui ha fatto uno studio sui miracoli, ovviamente basandosi su un incrocio di fonti, cioè laddove il miracolo viene confermato da più fonti autorevoli, con grande probabilità è avvenuto. Laddove invece c'è solo una fonte, questa non è autorevole, probabilmente è frutto della credenza popolare. Sì, questa cosa dell'agnellino è anch'essa abbastanza straordinaria, dice, assolutamente straordinaria, però viene, diciamo, Padre Rocco, sul cui lavoro mi sono basato, lo mantiene questo miracolo, quindi è probabilmente avvenuto, come anche quello quando fermò un enorme masso. Lui in effetti aveva anche una grande forza fisica, quindi probabilmente già riusciva a fare cose che gli altri uomini non riuscivano a fare per la sua fortezza, diciamo. Però anche altri miracoli straordinari come questo sono rimasti nel mio racconto. Io ovviamente, quando ci sono episodi, come ho detto prima, ho dovuto descrivere episodi così straordinari, li ho descritti senza, così come la tradizione ce l'ha riportati, senza andare oltre quello che mi sembrava consentito, insomma. Bene, direi di chiudere qui. Volevo approfittare, ovviamente, si chiude qua il nostro festival anche quest'anno con questo momento di riflessione e spiritualità. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, ma prima volevo approfittare della presenza del nostro vescovo per chiedergli, se ha voglia, un commento, un saluto, ma soprattutto per chiedergli una benedizione anche sulla nostra comunità e sul nostro operato. Intanto grazie per questa bella conversazione così serena, no? C'è bisogno. Che in fondo ci ha portati a riflettere, a pensare la nostra fede, a partire dall'esemplarità e una testimonianza del nostro santo calabrese. Io sostanzialmente ho voluto utilizzare i miei pensieri in una parola, è fede. In fondo, se vogliamo collegarci al passato e quindi riportare un caso serio anche in merito a queste riflessioni riguardante un po' l'attualità, e quindi il caso serio è proprio questo, è la fede, è proprio quello che diceva anche Papa Benedetto in fondo, quando ha voluto aprire quell'anno particolare, poi quel bellissimo esito, no? Di questa enciclica scritta a quattro mani, in cui Papa Benedetto e Papa Francesco, cioè Papa Francesco fa sua quelle pagine. È lì che noi, se volessimo pensare, ecco, questa serata in questi termini. E la questione fondamentale è la fede, e quindi in questa luce che dobbiamo ripensare continuamente la nostra esistenza e lì trovare un orientamento, un senso. Così, con molta semplicità, dico grazie. Ecco, insieme magari ci vogliamo rivolgere a Dio nostro Padre come fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per intercessione di San Francesco di Paola vi benedica Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona serata e grazie ancora.